La fiducia rispetto al futuro. Io immagino che mentre c'è una forte azione di resistenza, perché c'è anche una dimensione di presenza che va sempre salvaguardata, e quindi il tema che ci impegna reciprocamente come livelli istituzionali, come cooperazione, è quella di salvaguardare le aree dell'intervento, di salvaguardare la qualità degli interventi, di salvaguardare il rispetto del lavoro sociale, e quindi di cercare insieme come istituzioni la responsabilità nella distribuzione delle risorse e come dimensione di lavoro sociale la corrispondenza dell'impegno come elemento di mantenimento di presenza nel sistema, la prospettiva che non sia semplicemente quello del resistere per resistere e collocarsi nella logica della competizione con altri soggetti, quello di provare a lavorare su quegli spazi che oggi pretendono nuove progettualità sociali. Sono spazi che possono essere ampliati sul piano della forma istituzionale. In questa regione abbiamo fatto alcune proiezioni di nuovi ambiti di impegno possibili per la cooperazione, in modo particolare per la cooperazione sociale, ma sono anche spazi che se non riprendono quello spirito sul quale sono nate le altre iniziative, rischiano semplicemente di misurarsi con altre dimensioni di imprenditoria che hanno ben altre caratteristiche dalla dimensione non profit e che soprattutto hanno missioni diverse, legittime, ma diverse. C'è una missione, ad esempio, nella fattispecie delle aree di cui mi occupo, di tutela della salute, e c'è una missione di mantenimento dei propri margini di profitto pur restando ed erogando servizi per la salute. Allora, in queste dimensioni di spazi possibili, quali sono le aree sulle quali possiamo ritornare ad investire in progettazione? Sicuramente il confine nel quale ci muoviamo oggi è un confine che vede prepotentemente un rischio di medicalizzazione dei bisogni della persona e un rischio di sanitarizzazione degli interventi per la persona. Perché? Perché gli spazi che lavoravano sull'inclusione e che riconoscevano i bisogni della persona come bisogni appartenenti ad un corpo unico, in cui molto spesso i bisogni sociali comportano una sofferenza relativamente alla salute, se prima venivano assunti nella dimensione completa e quindi davano adito a progetti integrati sul profilo dell'inclusione, sul profilo sanitario, oggi rischiano, a seguito della difficoltà economica degli enti locali, ma anche di questa cultura per cui le risposte nei servizi sono sostanzialmente beni da acquistare e da consumare, rischiano di essere fortemente trasferiti esclusivamente sulla sfera della risposta terapeutica. È la risposta più semplice perché si misura con la somministrazione dei farmaci, si misura con la somministrazione delle prestazioni ed è la risposta più certa. Scassata, difficile, lenta, inappropriata, ma la più certa, perché l'unica garanzia che ancora rimane in questo sistema pubblico sono i livelli di essenziali di assistenza in sanità, dove la sanità deve, non può, e quindi è fortemente obbligata a dare le risposte. È obbligata a dare le risposte e qualche volta a dare risposte sbagliate, perché rischia esattamente di medicalizzare i bisogni. In questo spazio io vedo la dimensione del futuro, cioè provare a rideclinare la domanda che viene dalla dimensione di vita delle persone, che non oso più chiamare una dimensione sociale, perché non è l'esito di una dimensione di legami, non è l'esito di una rappresentazione di soggetti che danno voce ai loro bisogni, ma riprovare a partire da questo dato, cioè dal fatto che non si può far diventare malati i cittadini che hanno dei problemi di inclusione sociale
per poter dare loro una risposta, comunque, qualunque essa sia, ma ripartire da questo dato per ricostruire una progettualità in questa direzione. Poi può essere che il sostegno economico alle progettualità non passi attraverso la dimensione delle autonomie locali, che possa passare attraverso altri tipi di ristoro economico, forse anche sanitari, ma purché emerga in modo visibile qual è la qualità della risposta che diamo e le leve che dobbiamo mettere in campo, altrimenti si espungono dimensioni professionali diverse da quelle sanitarie, altrimenti si espungono forme di organizzazione delle risposte che sono passate esattamente dal voler investire sulla condizione della persona per i suoi diritti di cittadinanza e lavorare sull'esclusione esattamente per ripristinare i diritti di cittadinanza e non per dare risposte di assistenza. Questo mi sembra lo spazio di lavoro, con grandissima difficoltà che ci scambiamo reciprocamente, ma che mi pare quello più fedele ai fondamenti istitutivi sui quali si celebra questo compleanno, di quest'età un po' matura, che comincia ad essere matura, che insomma non mi pare che possiamo dirci, non parlo di età anagrafica, parlo di età di partecipazione alla dimensione della cooperazione, direi che proprio questi trentenni della cooperazione non sono dei bamboccioni e che quindi in qualche modo possono riprendersi un po' in mano la loro progettualità per il